pazzesca. Invece no, come la pittura di Paul Klee e di Egon Schiele, allo stesso modo le notti trasfigurate di Schoenberg sono meravigliose, addirittura tanto romantiche possono ritenersi per certi versi. Quindi la musica è di un motivo di arricchimento esemplare, straordinario. La musica di Giordano, la musica di Mascagni. Io quando sento Bellini rimango così in silenzio, mi ascolto. Una volta sono rimasto piacevolmente in silenzio a sentire i Capuletti e Montecchi, che è un'opera che può sembrare addirittura fuori luogo, strana, lontana nel tempo, però la musica bastava a rendere nobilissima tutti i contenuti. Quindi il fatto che voi siate sempre di più innamorati della musica non può far altro che farmi e farci piacere. Chi sono io? Un musicista. Musicista semplice, serio, qualche volta molto determinato, che sa benissimo quello che vuole, e credo che attraverso questi passaggi, perché tra l'altro li ho vissuti sulla mia pelle, io ho visto che cosa significa fare un concerto in Germania alle 7 e cominciarlo alle 7 in punto. So che cosa significa fare un concerto in Belgio, cosa significa suonare a Copenaghen in una stazione della metropolitana con 50 sedie. Stazione della metropolitana 50 sedie. Per cui l'idea di stazione metropolitana di Copenaghen non è quella di Napoli, è ben altra cosa. Quindi questo per capirci. Peccato per Napoli, ma dico Napoli per dire qualche cosa, perché potrebbero utilizzare gli ommelli e Scarlatti per fare tante cose belle, ma evidentemente è tutto così infarcito di confusione, di delinquenza, che tutto questo non basta. Noi che ci possiamo permettere di avere quel chiunque viene in questa sala rimane scioccato, dei miei amici, dei miei colleghi, ed è forte, è la vostra forza, non è nemmeno la mia, perché nell'86 sono andato via quando ho lasciato questo conservatorio, e quindi è la vostra, tenete la cara stretta. Non sto facendo politica, non me ne frega niente, devo dire, anzi per i motivi politici sono stato defenestrato, ma questo proprio non mi interessa più. Sono contento di essere qui in questo momento, laddove dovessi intravedere delle condizioni che non mi permettono più di lavorare con serenità, purtroppo dovrò lasciare anche a lei. Ma sono sicuro che voi non permetterete che questo accada. Adesso una mia allieva leggerà il curriculum di Michele Sgaramella, che è il pianista di oggi. Poi vi dirò come si sviluppa la piano. Prego. Si chiama Dele. Michele Sgaramella nasce a Bari nel 1982. Laureato e specializzato in pianoforte solista presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida del maestro Maurizio Manarese. Ha partecipato a corsi di perfezionamento e master con diversi docenti: Maurizio Matarrese, appunto, Achille Delevini, François Thierry. Ha frequentato e terminato, ottenendo il massimo dei voti e la lode, il master universitario in solista e l'attività concertistica presso il Conservatorio Niccolò Piccinni. La storia dell'AMU ha partecipato a diverse iniziative in veste di esecutore, organizzate dal Conservatorio Niccolò Piccinni, quali la storia della musica nella storia dal 1600-2000, le sonate per pianoforte di Prokofiev, danze slave per pianoforte a quattro mani di Dvorak, musicisti di ieri e di oggi, e la prima esecuzione assoluta del pezzo 10 microvariazioni su una filastra infantile del compositore Biagio Putignano al Bitonto Jazz Festival. A lui si deve anche la prima esecuzione nazionale degli sketches di Valery Gagarin per pianoforte a quattro mani. Risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, quali Pietro Argento, Don Matteo Polucci, Capitanata, Igor Stravinsky. Svolge un'intensa attività concertistica
Grazie. Allora, la seconda pianista di oggi, la signora Scaruzzo, mia allieva, purtroppo per motivi di famiglia non c'è, ma il suo maestro, cioè io, nonostante la notte bianca, sì, l'ho fatta senza però il rap, me ne sono giovato. Anzi, le dirò di più, ho concluso la notte bianca bevendo un caffè Borghetti all'1:30 di notte, altro che rap. E questo mi permette oggi di essere qui in mezzo a voi, perché mi fa piacere. Quindi suonerò anch'io, vi dirò quello che suono poi dopo. Ho tentato di far tornare la Pufo, ma stamattina mi ha fatto un messaggio, che ieri sera ha fatto il concerto con me, e ho detto io non me la sento, insomma, è troppo presto, sono stanca, devo posare. I cantanti sono tutti un po' così, sono deliziosi i cantanti, bisogna conoscerli bene, io li conosco bene. E per, io ovviamente non ho risposto, ho lasciato perdere poi che ne parlerà. Quindi farò io qualche pezzo in sostituzione della, quindi mi sopporterete anche oggi, perché quando la porta non si apre, qualche cerniera va modificata. Thank you.
Verdi, la musica di Schubert, stavo riflettendo mentre ero di là su questo accordo di mi bemolle con cui si è finito il pezzo. Ripetuto cinque volte con delle piattaforme sonore completamente diverse. Ecco, quelle piattaforme sonore sono il senso e il significato, attenzione, non già o non solo di uno spegnimento, ma di una accensione, cioè di dell'accettazione di uno status differente da quello che la musica può significare soltanto dal punto di vista grafico o timbrico dinamico. Cioè non significa pianissimo, 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 ma significa la fine che preludia ad un altro inizio. Difatti, la tonalità di mi bemolle maggiore, il primo esempio che vi viene in mente, è questo splendido. Ed è la terza sinfonia che vi invito ad ascoltare, meravigliosa, splendida, forte, significativa, slanciata, efficace, la terza sinfonia di Schumann, cosiddetta renana, è qualcosa di straordinario. Quindi non c'è solo Chopin, ma c'è anche uno Schumann che non è solo pianistico, ma è anche splendidamente cameristico e o sinfonico. Quindi una tonalità, pensate, da una tonalità così, mi bemolle, io sentivo questo mi bemolle e questo mi bemolle mi ha dato questo senso, questo incipit che ho recepito, che ho fatto mio perché mi piace, perché e volevo trasmettervelo. Ecco dove sta il senso del nostro stare insieme. Adesso io suonerò una improvvisazione su Bach, quindi un'altra mezza follia, anche questa, è un tema, una canzone che si chiama All the Things You Are di John Kern, autore americano, che voi sicuramente quando ascolterete, se non la conoscete, la conoscerete senz'altro. E poi lascerò da capo l'intervento a Michele. Thank you.
piacere a tutti i costi. Ho superato questa fase. Adesso la fase è dell'essere me stesso. Io sono fatto così, sono quello che sento. Ovviamente non sono ordinariamente folle, perché queste cose sono passate tutte attraverso un filtro, che è il filtro del rigore, dell'autodisciplina e della serietà. Ed è per questo motivo che Bach lo fa, anche Jacques Lossier lo fa, Danilo Vera lo fa, tanti altri, qualche volta anche Barame, che vedremo il 16 aprile. Non vedo perché non lo possa fare io nel mio piccolo, ma perché la mia natura interiore è questa. Non è... centrale, giusto per capirci un po' il ritornello, giusto per dire una cosa. E facciamo?
la seconda sinfonia di Brahms, nel primo movimento, a un certo punto fa questo tema stupendo. Nel terzo movimento fa quest'altro tema meraviglioso. Ecco perché dobbiamo, parafrasando un libro, amare Brahms. Le piace Brahms? Però è un autore ovviamente diverso da Schubert e da Schumann, è un autore tedesco, molto tedesco, capace però di creare dei temi nobilissimi. Una composizione poco ascoltata di Brahms sarebbe per esempio il Requiem tedesco, che invece è stupendo, veramente stupendo. Quindi invito voi, e naturalmente anche me, ma io vi posso assicurare che lo faccio perché lo amo, amo tutto questo, cioè io proprio ascolto e faccio in modo che questa sia tutta adrenalina per il presente e, perché no, anche per il futuro, perché sempre sempre. Brahms intermezzo, prego. Thank you.
io suonerò una elaborazione di Oblivion di Piazzolla e di Bertango anche, però siccome sono degli autori è un autore che ho praticamente fatto mio, nel senso che fa parte proprio di me. Probabilmente se uno mi fa le analisi esce Piazzolla, esce Astor, Astorite, e credo che sia veramente così, che se ne possa pensare. Allora io ve lo farò in modo come lo sento in questo momento, perché ogni volta, a parte le variazioni che non mi piace in questa fase della mia vita, mi piace più una riconsiderazione più che una variazione. Quindi sentirete Oblivion e Libertango così come li considero ora. Come vedete, è bello variare poi da Brahms a Schubert a Piazzolla a Bernstein, a Gershwin, che non ho suonato, perché c'è stato un momento che, per esempio, mi diceva ma suona sempre Piazzolla. Guardate, detto proprio tra di noi, è vero Antonietta, detto tra di noi, meno male che suono sempre Piazzolla, perché grazie a Piazzolla ho suonato in tutto il mondo, ma veramente in tutto il mondo. Io ho suonato Piazzolla a Toronto, a Vienna, ho anche guadagnato bei soldini, per cui quando qualcuno mi dice che io sono sempre Piazzolla, sono felice, mi fa uno splendido complimento. Grazie alla musica di Piazzolla io ho suonato, probabilmente non avrei suonato così tanto se non avessi fatto questo, ma mi ha fatto piacere farlo. Ho conosciuto dei musicisti molto in gamba, tra cui Pitocco, con cui ho lavorato, poi ho conosciuto Pereira, grande bandoneonista argentino con cui ho suonato a Firenze quest'estate, poi ho conosciuto la vedova Piazzolla, che insomma, siamo diventati amici, adesso è diventata ancora più anziana, però è veramente una donna importante, è stata la terza moglie di Astor, che comunque è morto nel 92, soltanto per chi non ricordasse, diciamo, queste cose. È stato un musicista significativo, di un certo peso. Però poi c'è stato un altro passaggio simpatico, e lo racconto così perché siamo in una certa continuità, anche una continuità verbale, insomma, poi mi sento a casa mia, qui in questo posto che è veramente bello. Qualche anno fa al Conservatorio di Bari dovevano assegnarmi delle ore aggiuntive, si dice, no? E queste ore aggiuntive di jazz, io avevo l'insegnamento di pianoforte principale perché sono titolato di ruolo di quell'insegnamento. Quando fecero la graduatoria mi dettero l'idoneità, però con riserva. La motivazione della riserva era: tu suoni troppo Piazzolla. E allora io mi sono divertito anche di questa cosa, perché in effetti mi hanno fatto un complimento, perché dalle ore aggiuntive avrei potuto guadagnare, un esempio, 10 lire, e invece da tutto quello che Piazzolla mi ha dato ne ho guadagnato ben oltre 10 lire. Quindi è la vita, è fatta così, di episodi strani, che sembra che le persone ti devono far male, invece quando ti vogliono far male, attenzione che questo vale per tutti noi, a cominciare da me, ti fanno più bene di quando in quel momento diciamo ho fatto del male. No, lui ha fatto del bene, è grato del bene, perché adesso io sto a parlare qui con voi e per noi di musica, non so quanta gente musicista è fortunata per poter fare questo. Thank you.
collaborazione contrappuntistica di Piazzolla, noi vi lasciamo adesso con un brano bellissimo, il cui titolo non deve far tradire, sono i funerali di Liszt. È seguito da Piazzolla. Non voleva parlare, è venuto fuori. È venuto fuori che c'era lo scoppio, quindi. Comunque un brano molto bello. Tra l'altro un grande pianista che purtroppo non c'è più, lo suonava in modo bellissimo. Si ricordano le sue integrali di Liszt, delle armonie poetiche e religiose, si dice, la raccolta. Il pianista era Aldo Ciccolini, che purtroppo non c'è più. Se potete ascoltare le sinfonie di Liszt, che sono molto belle, la Sinfonia Faust in particolare è proprio meravigliosa, piena di energie straordinarie. Ovviamente si sente che Liszt, quindi questi guizzi tecnico e virtuosistici si avvertono anche nel sinfonismo, contrariamente a Schumann, per esempio. Però sono belli molto molto interessanti. Con questo brano noi vi salutiamo. Io ho sostituito Luana Scavuzzo, che purtroppo non è potuta essere presente per motivi di famiglia, perché salutiamo, ha avuto anche un lutto recente, una ventina di giorni fa. E mi è fatto piacere ritornare a Foggia così a distanza di ore, insomma, perché ho lasciato Foggia stanotte alle 2, alle 1 e mezza, e quindi adesso sono venuto da capo qui, perché ho fatto il concerto al Circolo della Daunia con la Bufo. E quindi è stato bello, mi sentivo un po' stanco, ma voi siete così cari che mi avete fatto passare la stanchezza. Il vostro amore è la mia. Osservate questa passione per la musica. Io riferirò a chi di competenza che questi concerti stanno andando bene, perché sono anche molto, non sono noiosi, sono vissuti anche in maniera diretta da voi che siete il pubblico, ed è quello che dobbiamo tentare di fare sempre. Quindi vi dico a grandi linee che prima di Pasqua riprenderemo con il ciclo primaverile, non so se saranno 3 o se saranno 4. Poi ci sarà il jazz estivo e poi si riprenderà dopo. Però questi concerti sono belli perché sono una sorta di, io penso, ecco, una sorta di cuscinetto tra il conservatorio, gli amici della musica e l'attività del, diciamo, del culturale, ecco, del comune, che ovviamente deve fare anche teatro, deve fare anche un po' di cabaret, di queste cose, però quello che conta è che questo si faccia. Dici, in altre cose, questo è assolutamente inimmaginabile, cioè proprio non molto lontano da qui. Questo è quello che mi fa piacere. Poi la cosa più bella è che riflettevo poco fa, che adesso entra la gente, trova tutto pieno qui e si siede alle sedie, divanetti di là. È una cosa stupenda, si ascoltano la musica, ascoltare la musica all'atere, cioè quasi dall'esterno, è una cosa bella. Quindi
Ci vediamo prima di Pasqua. Fatelo sapere al comune tutto che i concetti vanno bene, perché noi siamo contenti di questi risultati, ovviamente gli amministratori anche, perché comunque è un fatto culturale importante. Dal sano e incrocio fra l'energia politica e quella culturale si possono trarre dei buoni profitti. Buon pranzo.